Tre benefici da quando pratico yoga meditazione. Il primo che posiziono è quello di essere riuscita a calmare la mente, a calmare i pensieri. Ovviamente i pensieri non possono essere tolti totalmente dalla testa perché il nostro cervello è fatto per pensare ed è giusto così. Ma spesso abbiamo dei pensieri che arrivano come un circolo vizioso, quindi anche la ruminazione mentale non porta nessun tipo di beneficio perché spesso sono dei pensieri futili, dei pensieri che non hanno un progresso. E quindi dare la giusta attenzione ad alcuni pensieri invece che a altri. Lo yoga mi ha aiutato tanto in questo. Un altro beneficio è quello della respirazione, la cosa più importante, dello yoga. Quindi, arrivare ad avere una respirazione consapevole, magari anche durante la giornata, anche quando non fai pratica. Inizi magari a ricordarti proprio che respiri, di respirare, fare dei bei respiri profondi in situazioni di stress. Poi un altro beneficio, ovviamente anche quello fisico. Anche lì vedi proprio come in alcune posizioni all'inizio non riuscivi perché non eri così slogato, sentivi proprio delle tensioni in particolari parti del corpo e man mano con la pratica sia la mente che il corpo si alleggeriscono. Piano piano noti proprio che grazie al tuo stato mentale riesci finalmente a entrare in certe posizioni e man mano che pratichi diventano sempre più semplici. All'inizio è normale che anche posizioni semplici siano per te complesse, però col tempo, con la pratica, il corpo si ammorbidisce. E questa lo fa anche la mente si alleggerisce da tutti quei pensieri che non hanno uno scopo vero e proprio.